Tappami la panza. Allora, facciamo una roba, tu fai il discorso e io faccio delle entrate tattiche. Sporadiche, perché è un sacco che non sto davanti. Oh. Guattai a tutti, ciurma, qui da Giocherina e da Rodrigo, puoi dirlo il tuo nome. E da Rodrigo. Come avete letto dal titolo, ragazzi, abbiamo una cosa da dirvi. Molto probabilmente, secondo me, la maggior parte della gente che avrà aperto questo video penserà, che ne so, che devo annunciare di essere incinta o che ne so. Però raga, no, non si tratta di questo, di una cosa un po' più semplice, ma neanche tanto effettivamente, ed è una cosa che aspettiamo da diverso tempo e probabilmente anche voi insieme a noi. Quindi raga, è ufficiale. Abbiamo preso i biglietti per andare a vedere Dumbo a marzo. No. È ufficiale, ragazzi, siamo qui per dirvi che torniamo in Italia. No, non puoi dire davvero. Non è uno scherzo. Ma in vacanza? No, non è un ritorno temporaneo. È vero, raga, non ci sto credendo nemmeno io mentre lo dico, ma è così. Ritorno definitivo. Ritorno definitivo in Italia. Quindi significa che andiamo a vivere definitivamente, ragazzi, in Italia. Ma per voi, per voi, per incontrarvi. Ah, anche quello, diciamo, che è un contorno. Fa parte del pacchetto. Ovviamente, raga, allora, perché vi stiamo dicendo questa cosa? Quindi non solo per aggiornarvi su questo passo così importante, perché comunque sappiamo che anche voi ci tenete al fatto che noi torniamo a vivere in Italia, ma anche perché ovviamente, ragazzi, succederà qualcosa sul mio canale. Perché? Il ritorno, raga, è per il primo marzo. Noi la sera del primo marzo ci imbarcheremo con le nostre cose, con la nostra auto, con Robin, perché useremo appunto il battello per spostarci, quindi per portare anche l'auto, e poi sbarcheremo in Italia la sera del 2 marzo. Perché vi sto dicendo queste date, ragazzi? Perché ovviamente questo significa che dovremo disdire il contratto internet qualche giorno prima del primo marzo, e questo significa che non avrò più internet, ragazzi, a disposizione per caricare video. In previsione di questo, visto che ho appena finito, ragazzi, le due serie che stavo portando, ho pensato per adesso di non iniziare nuove serie tra virgolette, onde evitare poi di doverle interrompere. Perché? Perché ovviamente, raga, una volta che poi torneremo in Italia non sappiamo ancora con sicurezza quanto tempo passerà prima di poter avere di nuovo internet in casa a disposizione, e quindi non voglio, insomma, che queste serie che inizierei poi si dovessero interrompere per chissà quanto tempo. Per cui molto probabilmente in questi giorni che mi rimarranno disponibili caricherò magari una serie su un gioco che mi è stato regalato, probabilmente, che so che dura poco e che spero di poter finire appunto prima, insomma, che disattiviamo internet. Questo è un contorno, raga, però ovviamente il viaggio in Italia comporta un cambiamento sul mio canale, nel senso che poi appunto dopo, insomma, il nostro ritorno non ho la minima idea di quanto tempo appunto passerà prima che io possa tornare ad essere attiva come adesso sul canale. Quindi ci tenevo ad aggiornarvi su questo. Ma ci saranno costanti aggiornamenti sui miei social e sui suoi, non lo so, cioè, lui non è molto attivo sui social, però sui miei social, ragazzi, vi andremo aggiornando continuamente, per cui se siete interessati a questo nostro ritorno, seguitemi sui social, specialmente Instagram e Telegram, per avere costanti aggiornamenti su quello che succederà nella nostra vita poi da quel momento in avanti, perlomeno i primi tempi. Io cercherò di fare magari un vlogone del giorno del ritorno, cioè deve essere una figata. Probabilmente vediamo, insomma, se riusciamo, non so se con la macchinetta, magari col cellulare, a registrare, ragazzi, perlomeno i momenti salienti del viaggio, quindi i momenti salienti di questo viaggio. Ovviamente lo sapevamo già da un po' di tempo, ragazzi, però per questioni, comunque, sapete, di scaramanzia, cose del genere, abbiamo deciso comunque di essere sicuri al 100% di tutto per avvisarvi di questa cosa. Per cui in quest'ultimo periodo siamo stati super impegnati, lo siamo ancora un po', ovviamente, per mettere a posto le varie questioni burocratiche di qua, per spedire alcune cose che abbiamo già a casa, per esempio, di mia mamma, così ce le siamo tolte dai piedi, tutti i documenti e
per il lavoro, per la macchina e 3 miliardi di cose, quindi abbiamo tutta la casa sotto sopra. Purtroppo sì, questa casa si sta svuotando piano piano. Se avete conoscenti che cercano un garzone per lavorare, sono in cerca. Ah, se vi stesse chiedendo, ragazzi, dove andremo a stare, ovviamente in California, a Tokyo, Copenaghen. Che no. Ah, dillo tu. Inizio, andremo a stare in Abruzzo, dove c'è comunque la mia famiglia. Non andremo a vivere in casa con la mia famiglia, perché purtroppo la casa è piccolina. Quindi stiamo cercando di muoverci anche dal punto di vista dell'appartamento. C'è una cosa in cantiere, incrociate le dita per noi, ragazzi. Insomma, speriamo vada tutto bene. Quindi andremo a stare lì, perché ovviamente c'è l'appoggio della mia famiglia, che ci sarà di grande aiuto, per lo meno all'inizio. Un bacione a tutta la famiglia, sì, di Giocherina, la Già ci hanno aiutato tantissimo, dobbiamo dire. Salutando. Scusa. No, niente, va. Alla Miss, a Francesca, a Cornelio, a tutti. Comunque, vi vogliamo un mondo di bene. Sì. E dicevo, ci hanno aiutato già tanto. Perlomeno la mia mamma, ragazzi, ha fatto tipo 3 miliardi di giri per informarsi su varie cose. Quindi diciamo che il loro aiuto sarà sicuramente fondamentale per noi agli inizi, per ingranare, insomma, per cominciare questa nuova vita. E dopo in per Italia. Farci delle mangiate tutti insieme la domenica, ovviamente loro. Quindi di pappare la pizza della Miss, andremo a stare lì. Il prossimo capitolo della nostra vita sarà in Abruzzo, sì. E poi chi vivrà vedrà, quindi, ragazzi. Questa nostra nuova vita in Italia sta per inizierà in Abruzzo, ma l'importante è che sia in Italia. Appena troveremo la stabilità e praticamente una routine, una quotidianità, eccetera, lei riprenderà a fare video, perché sennò le spacco la faccia. No, scherzo. Perché deve, ve lo deve per voi e per se stessa. E a seconda del lavoro che troverò, il tempo che avrò, spero di riprendere con un progettino musicale. La cosa sto cercando di dire è che appunto i primi tempi, magari le prime settimane, probabilmente dovremmo avere un attimo il tempo comunque di stabilirci lì e sbrigare varie cose burocratiche importanti, trovare un lavoro e trovare ovviamente un paio di lavoretti, e quindi dovrete darci un pochettino di tempo per stabilizzarci. Ma passerà in fretta, quindi appena insomma si saranno calmate le acque, diciamo così, avremo la possibilità di mettere internet in casa, che dovrebbe essere la fibra, speriamo Dio, perché dove andiamo a stare di regola dovrebbe esserci la fibra. Ovviamente, raga, ripartirò insomma sul canale, perché sapete benissimo che è una cosa a cui io tengo tantissimo e non potrei mai abbandonare, per cui dateci soltanto un po' di tempo. Tutti gli aggiornamenti sui social. E quindi sì, ci aggiorniamo sui social. Sì, dobbiamo salutarli. Niente, raga, che già gli abbiamo rotto le scatole abbastanza in questa domenica di sole. Nya! Quindi noi siamo comunque ovviamente felicissimi, un pochettino spaventati, vabbè, forse, sì. Però penso sia totalmente normale. È una roba grande quella che è stiamo un per grande fare. Passo, però il viaggione. Ce la faremo. E lo chiamiamo hashtag il viaggione. Ce la faremo, è quello che vogliamo da diverso tempo, e ci riusciremo. Incrociate le dita per noi, ragazzi, perché una nuova vita sta per cominciare. Noi siamo contentissimi di poter condividere questa bella notizia con voi. Vi ringraziamo come sempre di tutto, dell'appoggio. A proposito, ci tengo a ringraziare anche Christian. Ciao, Madonna, che il nostro commercialista Christian e Carol. Vabbè, ovviamente i nostri commercialisti, perché anche loro comunque in questo periodo ci sono stati molto vicini, ci hanno anche aiutato in diverse occasioni, hanno pure insultato gli operatori telefonici per noi, da diversi punti di vista ci hanno aiutato tantissimo, quindi mandiamo un bacione speciale anche a loro, speriamo di trovarli presto. Mandiamo un bacione speciale anche ad Alessandra, sì, che già lo sapeva, la portavoce della ciurma Giocherina Sfans, quindi mandiamo un bacione anche a lei, che già lo sapeva in gran segreto. Grazie per aver tenuto il segreto. Ho detto Giocherina con la C. Quindi che dire, raga, questo video termina qui. Noi vi mandiamo un saluto, un bacione, un abbraccione giganteschi, ragazzi. Grazie di tutto come sempre. Vi vogliamo bene. Vi vogliamo un mondo di bene. E ci andiamo aggiornando poi questi altri giorni. Quindi, raga, da questa settimana, quindi da domani, probabilmente inizierà una sola nuova serie. E poi ci aggiorniamo. Quindi godetevi quella, ragazzi. Guardate a tutti e ciao. Adesso a noi due. Obdosh a tutti. Obdosh a tutti, adesso a noi due. Gasta. Dai. Scandalo.